Si è svolta venerdì 3 febbraio 2017 presso la Feltrinelli Libri e Musica di Roma la presentazione del nuovo libro di Elisabetta Villaggio dal titolo La Mustang Rossa, la Ruota Edizioni. L'autrice, con il suo stile disinvolto e avvincente ma anche distaccato e libero dal giudizio, presenta una narrazione simile a un film in bianco e nero su cui lampeggia il rosso folgorante della Mustang Rossa, simbolo forte di una generazione alla deriva. Un intreccio molto on the road, ambientato tra il Messico e la California degli anni Ottanta. All'incontro ha partecipato, oltre all'autrice, anche la scrittrice Maristella Occhionero, nel ruolo di relatrice. La Mustang Rossa è un romanzo che ha un che di giallo, nel senso è una storia che si svolge nel corso di nove giorni a Los Angeles nel 1988. Il libro parte con una canzone di Tracy Chapman che si chiama Fast Car, che usciva proprio in quel periodo. Tracy Chapman si stava imponendo in quel periodo, che dice, il ritornello dice I want to be someone, be someone, be someone. E da qui parte un po' la storia di Maria e Alex, due ragazze che sono amiche un po' per caso, perché si sono conosciute da un mese, insomma si frequentano da poco, però c'è stata molta empatia tra loro immediatamente. Ambedue sono a Los Angeles per cambiare la loro vita, per fare qualcos'altro, per diventare qualcuno, come dice la canzone Be Someone. Maria è un'immigrata clandestina messicana e con due bambini piccoli, lavora in una bar mensa di uno studio dove producono video musicali. Questo è il periodo, è quello il periodo anche del lancio, dell'inizio dei video musicali. Alex è invece un'europea molto ricca che è venuta dall'Europa, è metà francese, metà inglese, e per produrre video musicali. Si incontrano appunto nello studio dove lavora Maria, negli studios dove lavora Maria, e lì c'è questa storia di queste due ragazze che in questi nove giorni vogliono cambiare la loro vita. Poi ci riusciranno o non ci riusciranno, questo bisognerà scoprirlo, che cosa succederà, cosa non succederà, però fondamentalmente questa è un po' la storia. E nei video musicali che loro vogliono produrre, Alex vuole produrre, io un pochino come personaggi di sfondo, quelli che ho citato, insomma, non ho messo i veri nomi, però mi riferivo un po' ai Red Hot Chili Peppers, che casualmente avevo conosciuto perché siamo stati vicini di casa quando loro erano degli sconosciuti a Los Angeles, perché per un breve periodo prima dell'88 io ho vissuto là. Questo è un romanzo ambientato nel 1988 in America, a Los Angeles, e parla di due ragazze alla ricerca di affermazione nella vita, dal punto di vista economico e dal punto di vista personale. Alex è la protagonista ed è anche la collega che ha la Mustang Rossa, diciamo, è una ragazza ricca che arriva a Los Angeles per trovare un futuro a livello lavorativo. Lei vuole produrre video musicali e fa amicizia con Maria, l'altra protagonista del romanzo, che invece è tutto un altro tipo di persona, è una messicana immigrata illegalmente che si trova lì sempre per una questione di riscatto del suo passato. E le due stranamente fanno amicizia, si ritrovano e da lì parte una piccola avventura che dura nove giorni ma che lascerà un segno nelle loro vite.